L'approfondimento di oggi si occupa del Teramo. Ieri la ripresa dopo la bella vittoria di Bergamo 2-1 contro l'Albino Leffe, successo firmato dalla doppietta di Saveriano Infantino, sempre più giocatore decisivo. Vi facciamo sentire alcuni pezzi delle conferenze stampa di due giocatori e del medico sociale che ha fatto il punto sulle condizioni di Gomis, infortunatosi negli ultimi istanti della gara di Bergamo, e del lungo degente Speranza. La vittoria l'abbiamo dedicata subito a lui perché era l'ultima azione, purtroppo io ero dalla panchina e non ho potuto vedere bene l'episodio, però hanno detto che si è visto subito. Sì, loro si sono resi subito conto che si era fatto male e ci è dispiaciuto, quindi la vittoria era fondamentale dedicarla a lui. Però l'abbiamo visto adesso passeggiare qui lungo lo spogliatoio, ci ha rassicurato perché ha detto che fra 3-4 mesi sarà subito in campo, se lunedì si opererà, quindi gli auguriamo in bocca al lupo. È una vittoria importantissima perché era uno scontro diretto fondamentale e sappiamo che dobbiamo far meglio dal punto di vista della prestazione, però è una vittoria che dà morale e sicuramente vale il doppio perché sono punti importantissimi. Il primo tempo, come hai detto tu, avevamo sofferto un po' di meno, poi dopo il quasi nullo, poi abbiamo subito quel rigore, il gol, però dopo siamo stati bravi a creare il gol del pareggio con il cross di Celli e il gol di Infantino e quindi siamo stati bravi nella reazione. Poi nel secondo tempo loro hanno preso più campo e ci hanno messo sotto purtroppo, quindi in settimana rivediamo gli episodi e cerchiamo di lavorare su quello che è mancato, soprattutto nella seconda parte della partita. Sulla prossima partita, un altro scontro diretto, dovete dare continuità a questo risultato. No, assolutamente sì, perché è la stessa situazione che era prima della partita contro Fermana, che abbiamo portato una vittoria da Ravenna. Eravamo belli carichi, eravamo convinti di proseguire e poi siamo cascati, abbiamo perso 0-1 e siamo ritornati con piedi per terra, quindi non dobbiamo ripetere la stessa partita, nel senso dobbiamo essere ancora più pronti a interpretarla come deve essere. Dovrebbe essere un grosso passo, diciamo, perché vincendo, pur avendo scontro diretto a favore, già sarebbero, se non mi sbaglio, 8 punti, quindi sarebbe un passo importantissimo. E poi anche è giusto guardare indietro, però anche è giusto guardare in avanti, quindi vincendo possiamo ancora fare grandi cose nel finale del campionato, secondo me. E volevo dire che magari si può guardare anche in su, non solo dietro, perché vedendo la classifica è corta comunque, quindi se riesci a fare un po' dei risultati di fila, puoi pure guardare in alto. No, al top non sono al top perché comunque sia, come ho già detto in precedenza, venivo da un anno di inattività perché come a Foggia ho giocato poco e da gennaio in poi non ho più giocato. Mi allenavo solamente, poi sono arrivato qui, erano 3 mesi, non ho fatto ritiro e piano piano, cioè, cerco di integrarmi con il più possibile al gruppo. Devo dire la verità, con Infantino fino adesso mi trovo bene perché fa grandi movimenti che poi riesco anche a leggerli. Era una situazione che lui attaccava forte il primo palo. Però è stato molto intelligente perché ha visto che il difensore andava in anticipo e è scappato indietro e io ho avuto tutto il tempo di decidere dove mettere la palla. L'ho cercato e l'ho trovato. Il Gomis è stato visitato oggi dal professor Giuliano Cerulli. In pratica ha confermato quelli che erano i nostri sospetti.
Lì c'è una causa predisponente che è legata presumibilmente a una certa fragilità del tendine, sul quale hanno agito dei fattori scatenanti. La prima è certamente il fatto che lui ha effettuato una riabilitazione eccessivamente aggressiva, probabilmente legata al recupero di un infortunio grave, di uno strappo che è avvenuto l'anno scorso, e quindi da gennaio dell'anno scorso lui ha fatto un particolare tipo di riabilitazioni con macchinari aperti, cosa che Cerulli ha bandito nella maniera più assoluta, ossia quelle leg extension. E ulteriore causa è il fatto di avere una muscolatura molto importante, il quadricipite, quindi con sollecitazioni molto importanti sul tendine. E questo è un infortunio simile a quello che ha avuto Ronaldo. Questa è la causa, che logicamente non incide minimamente sull'approccio terapeutico, perché se comunque quello, cioè quello di un intervento chirurgico. Cerulli ancora non ha visto artroscopicamente il danno, però già lui è certo che si troverà di fronte a un tendine sfilacciato, fibrotico, e quindi per lui è necessario non solo riattaccare il tendine che si è completamente disarcionato dalla rotula, ma anche consolidarlo con un altro tendine a rafforzare appunto la presa. Questo non incide anche sui tempi di recupero, perché lui è stato molto ottimista. Ha fatto l'esempio io ho operato Ibrahim Ba del Milan. Lui in 4 mesi ha ripreso ad allenarsi tranquillamente, e in 6 mesi lui sta in campo. E quindi, se noi ci facciamo 2 conti, probabilmente potremmo averlo a disposizione per il ritiro e quindi insomma reaggregarlo. Speranza, paradossalmente, è ancora più complessa la situazione. Perché? Perché sono passati quasi 3 mesi dal giorno in cui ha fatto la risonanza. E in pratica noi abbiamo capito subito che c'era una discrepanza tra quello che era il quadro radiologico e la clinica, perché la sua sintomatologia era eccessiva rispetto a un quadro radiologico che era tutto sommato nella norma. La prima risonanza mostrava soltanto un leggero edema, quindi classico da impatto, da trauma, che riferiva lui tra l'altro. E dopo 2 settimane di fisioterapia e riabilitazione i sintomi non erano regrediti. A quel punto abbiamo fatto uno step successivo e ci siamo rivolti al dottor Casarano della Roma. Lui in pratica ha detto: benissimo, va benissimo quello che state facendo, lo prendiamo noi a Roma in carico da un centro di fisioterapia. Dopo 1 mese di fisioterapia a Roma i sintomi erano gli stessi. Ho sentito un ulteriore parere da un luminare nel settore, che è la dottoressa Favilli, che si occupa esclusivamente di caviglia. Anche lei ha detto: guardate, facciamo un'ulteriore possibilità, facciamo un'infiltrazione di gel piastrinico, cosa che lui ne ha fatte 2 già, e immobilizziamo l'arto. Il giocatore adesso ha l'arto immobilizzato fino al 22 marzo, quindi da questo si deduce che insomma, contando che la prima settimana è esclusivamente da effettuare in piscina, insomma è 1 mese di fisioterapia, ci vuole, stagione finita, è presumibile.